No gunshots, but they getting low, 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 low. Getting low, low, low. Drinking, keep it low. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi... Pronto, sono Marino, chiamo dalla Perché quelle c'hanno questi microfoni, lavorano. Ma cazzo ne so, chiederemo a qualcuno che lavora alla Vodafone. Comunque... Oggi siamo qui in questo nuovo video perché ho preparato un'applicazione semplice, ovvero un quiz su Minecraft. L'app si chiama Quizcraft Ita e lo trovate gratis sul Play Store e per Android minimo 8.0. E vabbè, poi vi lascerò il link in descrizione a questo video. E ovviamente se volete farlo senza sapere le risposte, vabbè, chiudete il video e andate a scaricare l'applicazione. Poi fateci sapere nei commenti che risultato. Non lo spoilerate. Non lo spoilerate. Va bene ragazzi, allora possiamo iniziare. L'app si suddivide in tre difficoltà: facile, normale e difficile. Quindi lo farà ovviamente Giusy, perché io l'ho fatto il quiz. Quindi... Io l'ho fatto il quiz, non si può sentire uno. Okay? Io l'ho fatto. E quindi lo farà Giusy. E iniziamo dal facile. Ah, cioè dovremmo fare facile, normale e difficile. Sì. Sono 10 domande a testa per ogni livello. Quindi iniziamo da facile. Ovviamente lo faremo su un emulatore, però voi lo trovate tranquillamente su Play Store. Per registrarlo dal computer abbiamo fatto dall'emulatore. Sì, è chiaro. Vado? Sì, vado. Quando sei pronto... pronto. Ricaredi. Ok, prima domanda. Chi ha inventato e programmato Minecraft per la prima volta? Non ho tempo, giusto? No, no, non hai tempo. Vabbè, questo lo devi sapere. Va. È stato proprio Notch. Quindi andiamo avanti. Quale di questi mondi non esiste su Minecraft? Poi per ogni domanda metteremo anche la risposta e alla fine... La spiegazione. E alla fine di tutto un risultato. Vabbè, il Nether esiste? Sì, un attimo, fammi riflettere. Sì, Land pure. L'Overworld. Ero, sono indecisa tra quei due. Metto Overworld. No. L'Overworld è il mondo principale che si genera quando creiamo un nuovo mondo. Praticamente è il modo in cui tu spawn. Ok, ok, ma infatti ero indeciso. L'Island World, anche se si possono fare riferimento alle Skywars, però qua è un'altra cosa. Non esiste. Non potevi dire prima. Cosa succede se un creeper viene... colpito da un fulmine? Il creeper, il mio amico. Allora. Allora, l'ultima la... cioè, la escluderei, che non può essere colpito. Sì, bastate. Si carica, vabbè, si carica. No. Che faccio hai fatto? Non ho visto. Devo capire qualcosa. Scompare. Si carica. Di cosa si dice che si caricano? Si potenziano. Si carica. Se già questa cosa è la facile, chiediamo l'internet. Basta. Questo è facile, diciamo. Appunto. Non si immaginare dopo. Vabbè. Voglio squalificarmi da solo. Che mob boss troverà nel... Vabbè, questo dai, facile. Sì, Enderman. No. L'Enderman ti sembra un boss, l'Enderman. No. Non lo so. Oh, e mira... Che so, madonna. No, non mi sto concentrando abbastanza, comunque. Mi hai fatto confondere. Tempo. Sì, lo sapevo, scusa, lo sapevo. Ma va a cacare, no. Io basta. È il drago, non è troppo il drago. Sì, no, ma me lo vabbè, ricordavo. Vabbè, dai, questo è lui. Cioè. Puoi aver sbagliato. Vabbè. Oh, vabbè, ho proprio l'altra volta di trovare gli smeraldi, non pensavo fossero... Ah no, non erano gli smeraldi. Non puoi aver sbagliato. Quale di questi strumenti ha meno durabilità? Qua ragionaci, vai ad esclusione. Vabbè, ah ok. Ha meno durabilità, sicuramente il piccone di legno. Aspetta, vai ad esclusione. La spada di oro sicuramente no.
pala di ferro anche. Ok. Zappa di pietra. No. Ma tu cioè... hai mai... vabbè, tu quindi dici piccole di legno. Sì, mo hai sbagliato. Ora faccio zappa di pietra. Oh. Tutte le cose in oro non durano niente. E chi le ha mai viste le cose in oro? Ma io sì e no, avevo la zappetta di legno. Per farti vedere, piccole di legno ha una durabilità di 60 usi, mentre la spada di oro ne ha 32, cioè praticamente la metà. Sì, allora Maria, mettiamo in chiaro una cosa. Fammi qualche segnale sulla risposta giusta, dai. Almeno qualcuna, non ho azzeccato, o solo la prima ho azzeccato. Questo lo facemmo, questo lo facciamo al quiz... Non so se ti ricordi. Eh sì, ora magari ricordo. Ma no. Allora, i ghepardi non ricordo ci fossero, però forse... Vabbè, non fare quella faccia. Io non li ho mai incontrati, i ghepardi. Mo hanno paura dei ghepardi. Dei polli. Dei polli. Dei lupi, dai. Dei lupi. Dei ghepardi. Dei ghepardi. Dei gatti. Dai, male. Allora, io queste cose... Allora, non queste... hai memoria. No, non è che non ho memoria. In inglese, ti ricordi come si chiamavano? Se mi fossi ricordato in inglese non ci voglio neanche a tradurre, c'è ciò. In inglese sono gli ocelot, quindi. Ah, gli ocelot. Comunque, sai che gli ocelot non sono proprio i ghepardi? Esistono veramente. Gatto pardo, insomma. Ah. Comunque, io questo non lo potevo mai sapere perché chi cacchio l'ha mai visto un ocelot, un ghepardo, un gatto pardo. Comunque, gatto questo? Pardo non esiste. Ma esiste. Comunque, questo è un po' trabocchetto. Cioè, ti puoi confondere. Come si guadagna l'obiettivo in tiro? Se non ricordo male, pure questa mi sa che la trovammo. Sì. Era entrando nel portale. No, perché io ricordo che diamo la risposta sconfiggendo il drago, una cosa del genere, e non Ira. Quindi l'Enderman. Allora, io direi di togliere. Ma il... scusa, il Wither c'entra qualcosa con l'Ender? No. Ma io escluderei anche l'ultimo. Perché se è trabocchetto. Ah, se è trabocchetto. Tu hai no, comunque lo facciamo un job. Ti dico almeno questo. Sì, lo so, te l'ho detto io, però sto cercando di fare mente locale, di capire perché è trabocchetto. Perché tu hai messo tre sconfiggere e una che non c'entra niente. Quindi non so se il trabocchetto è perché hai messo tre sconfiggere e forse ho sbagliato a dire trabocchetto. Dai, comunque vai in intuito. Sì, dai, vai. Per entrare nel portale dell'anno. Allora, io l'ho detto, ma se tu fai la faccia di culo. Perché hai detto. Perciò io ho detto vai di intuito, perché come no, prima opzione, dovevi dire quella. Di quella che hai detto, poi no, quella che era troppo... Mi facevi così. No, no. Allora, può fare 3 su 10. Allora, un colpo quando faccio la cosa giusta. Sì, 50 colpi. E lo... stai avanti. Come... vabbè, dove? Aspetta. L'acqua col blocco... Col blocco di lava, bravo. Sai perché? Alcuni si potevano confondere con pietra. Non è pietra, perché viene specificato un blocco di lava. Se era un semiblocco, si formava la pietra. Ok, no, non ho fatto di questi ragionamenti. Esatto, vabbè. Esiste un tempio risultato. In più, ma tranne uno. Quale? Tempio o fortezza? Vabbè, tempio, sì. Vabbè, il Nether? Nel Nether? Sì. Nella tundra? Sì. Nel deserto? No. Come no, il tempio del deserto. Vabbè, te lo sa dire perché. Maria, vabbè, ti ho detto solo il deserto. Scusa, ma io come faccio a sapere? Ma se io non so neanche cosa siano i templi. È facile. No! Allora, non gioco da un anno. Mi fa piacere. Quindi c'è. No. Guardali. Ma mi hai mentito! Perché? Ah, era il deserto. Io ho detto il deserto, non ho detto gli altri. Oh, nella tundra non esiste niente. Nel deserto, quello... Poi stava, vabbè, la fortezza del Nether. Quello, e poi il tempio della giungla fatto in pietra.
quiz difficile. Vabbè, forse sbagliato, dai. Hai visto? Ah. Vabbè, era facile questo. Scopri subito, faccio andare avanti. Una cacata, è insufficiente. Ma, no. Ma è un coso con la bava? Sì, tipo un nabbo. Aspetta, aspetta, molto male. Vuoi davvero sperare di essere definito giocatore di Minecraft con questo intento? No, infatti, no. Tanto non ti manco cos'è Minecraft. Vabbè ragazzi, allora il quiz facile è finito. Ovviamente se ti è piaciuto ti prego di valutarlo. Vabbè, premendo rating, però. No, vabbè. Non lo premere ancora. Che questo è un'emulatura, ancora no. Vabbè ragazzi, allora la prima parte, quella facile, l'abbiamo finita. Male. Come? Spolliciate se volete anche la parte normale. 10 domande. Ma non la facciamo adesso. Eh no, aspettiamo, creiamo più okay. Suspense. No, viene così... troppo lungo il video pure. Così mi preparo e vado a. Vado. Va bene ragazzi, quindi spolliciate per vedere l'altra parte del quiz e nulla ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del... No, aspetta, scusa, tanta suspense per avere 3 su 10, lo posso rifare? Facendo 10 su 10 questa volta. Oh madonna, però... Va bene ragazzi, noi ci vediamo nella seconda Senti, parte. Senti, no, avresti dovuto comunque dirmelo un po', prepararmi. Sono facile. No, Maria, politicamente corretto era che tu dovevi darmi già le risposte. Cioè, tu prima, quando arriverà difficile, farai così. No, no, ti assicuro che sarò più preparato. Farai meno 3 su 10. No, andrai negativo. Me la scarico l'app. Va bene. Che su iPhone non c'è, ma comunque. Farò il mondo. Vabbè ragazzi, allora la prima parte è finita e ci vediamo nella seconda parte, ovviamente spolliciate e commentate e niente ragazzi, ciao. No, sono molto delusa, basta. Ciao ragazzi.